Il secondo canto inizia con Dante che invoca le muse, affinché gli diano ispirazione per descrivere tutto il casotto che sta per vedere. A questo punto il nostro nasone comincia a fare il finto umile e inizia a piagnucolare. Chi mi permette di fare questo viaggio per l'inferno? Io non sono Enea, non sono San Paolo che l'hanno fatto prima di me. Qui finisce male, morirò, voglio la mamma! Intanto a Virgilio gli prendono certi nervi che tra un po' dalla rabbia gli si svitano le orecchie. Che nervoso, che nervoso! Armato di santa pazienza, Virgilio spiega a Dante che lui era tanto sereno nel limbo a muovere la colita a suon di latini quando una donna, beata e bella, gli è apparsa. Così de botto, senza senso. Ma chi è questa? Oh, Barbara D'Urso! A Barbarella! È Beatrice, in abiti Christian Dior. Per prima cosa, Virgilio le chiede se non ha paura di discendere lì, negli inferi. Lei, umilissima, gli risponde: io son fatta da Dio, sua mercè tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'estoncendio non m'assale. In pratica gli ha detto: pezzenti, la vostra dannazione non mi tocca. Anche meno, Beatrice. Anche meno. Poi racconta di essere arrivata lì per volere di Santa Lucia. La classica catena di Sant'Antonio, insomma. Quando Dante sente il nome di Beatrice, recupera il coraggio perduto. Hai capito la forza della fede? Con una tale raccomandazione della Madonna, Dante non ha più scuse. Pedalare!